I decreti ne state già leggendo bozze in giro, dobbiamo sistemare qualche ultima cosa, ma il cronoprogramma verrà rispettato, cioè il decreto su quota 100 e il reddito di cittadinanza si farà nei prossimi giorni. Ci sarà qualche furbetto che riusciremo a trovare, perché oggi sia la Guardia di Finanza sia le altre autorità avranno un particolare sistema di controllo sul reddito di cittadinanza. Le 20 e 13 minuti, avete sentito la voce del vice premier Luigi Di Maio, parlava appunto della bozza di decreto che è già all'esame del governo e che arriverà presto in Consiglio dei Ministri giovedì, quindi abbiamo nero su bianco le prime tracce di come saranno quota 100 e reddito di cittadinanza. Di quota 100 abbiamo parlato col sottosegretario Durigon, di reddito di cittadinanza parliamo col sottosegretario Movimento 5 Stelle Claudio Cominardi. Buonasera, benvenuto a Zapping. Buonasera e buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, c'è qualche novità che vale la pena mettere subito in evidenza per i nostri ascoltatori nella bozza di decreto di cui stiamo parlando? O le cose procedono così come più o meno in questi mesi si è detto? Ma sì, sono diciamo quello che i punti più qualificanti di cui si è parlato in questi mesi sono sempre quelli, non c'è stato uno stravolgimento del testo. Poi stiamo parlando di una bozza, quindi ancora dobbiamo avere il testo definitivo, ancora poi dovrà passare per il passaggio dalle Camere, per cui il testo probabilmente potrebbe subire anche delle modifiche in sede di discussione, di dibattito parlamentare, per cui diciamo ci sarà ancora modo di discuterne più avanti. Senta, leggendola un po' la bozza, io però mi rendo conto che nel testo di questo che sarà il decreto si capisce finalmente che il reddito di cittadinanza è molte cose, cioè sostanzialmente è un patto per il lavoro, è un patto per l'inclusione sociale, per coloro che non possono lavorare, che sono soltanto poveri o in condizioni fisiche non adatte, e poi è un patto per la formazione. Quindi in realtà sono tre cose insieme che si sviluppano in modo diverso, o mi sbaglio? Sì, perché chiaramente è articolato il programma per aderire al reddito di cittadinanza e quindi considera tutte le situazioni sociali differenti, per cui il patto per il sociale considera magari per esempio chi sta in una situazione estremamente disagiata, anche di disoccupazione di tipo cronico, quindi per ogni situazione occorre avere delle iniziative bene specifiche e mirate. Quindi da un lato è un sussidio alla disoccupazione, dall'altro è un sussidio contro la povertà, dall'altro ancora è un incentivo alla formazione che in quel caso viene dato direttamente alle imprese che accettano di assumere qualcuno che è percettore del famoso reddito di cittadinanza. Quindi già scopriamo insomma le varie sfaccettature di una misura molto complessa. E nella voce che abbiamo fatto sentire Di Maio diceva ci saranno i furbetti. Insomma molti sono preoccupati che ce ne saranno molti. Vedevo la CGA di Mestre che dice che metà della spesa rischia di andare a chi lavora in nero, perché i dati ci dicono, quelli dell'Istat, che sono circa 3,3 milioni gli occupati in maniera irregolare e molti di questi potrebbero voler anche approfittare della generosità del reddito di cittadinanza. Un altro dato interessante, lo dice la Guardia di Finanza, 6 dichiarazioni ISEE su 10 sono truffaldine e l'ISEE è proprio uno dei parametri che serve per avere il reddito di cittadinanza, però l'ISEE, quel parametro serve anche per avere, che ne so, appunto la NASPI oppure la cassa integrazione o altri privilegi legati ai bassi redditi. Quindi con una così vasta quantità di violazioni già in atto, come ci proteggeremo dal fatto che i soldi così faticosamente stanziati non vadano nelle tasche sbagliate? Allora, innanzitutto tengo a dire che preferisco chiamarlo riattivatore sociale piuttosto che sussidio, perché come dicevamo poc'anzi si tratta di una vera rivoluzione del mercato del lavoro che agisce su vari fronti, agisce sul tema della formazione, sulle politiche attive più in generale, sulla riforma dei centri per l'impiego, sull'incremento anche strutturale di quelle che sono le risorse, le dotazioni organiche, quindi di personale, la formazione, i cosiddetti navigator e chi più ne ha più ne mette, quindi col coinvolgimento delle imprese e anche di vari soggetti. Per quanto riguarda invece il discorso del lavoro nero e dati da CGA di Mestre, ecco, spesso quando si parla di lavoro nero viene utilizzato un po' come spauracchio per dire diventa un problema, quindi il reddito di cittadinanza con il lavoro nero che esiste in Italia è un problema, che tra l'altro è un problema annoso, sempre esistito. È come dire
Noi abbiamo milioni di poveri che non possiamo ignorare ormai da troppi anni, perché ce lo dice l'Europa, tra l'altro, con una raccomandazione del 92 di introdurre dei sistemi di sostegno al reddito, perché aiuterebbero il tessuto sociale ma anche il tessuto economico tramite i moltiplicatori keynesiani. Quello voglio dire è come dire, siccome ci sono i falsi invalidi, allora gli invalidi non li possiamo sostenere perché qualcuno farà il furbetto. Questo è un ragionamento di fondo, ma a livello pratico quello che vogliamo fare è ovviamente i controlli sono la base di tutto. Noi mettiamo delle sanzioni penali per reati di falso, per dichiarazioni di tipo mendace, per chi appunto dice di poter avere un reddito e invece in realtà non ne ha il diritto. In più abbiamo implementato con l'organico dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con mille soggetti in più. In più ci sono una serie di soggetti che invece intervengono per i controlli, c'è il ruolo che avrà anche in collaborazione con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro della Guardia di Finanza, quindi se la Guardia di Finanza ti dice che se le dichiarazioni su dieci dell'ISA sono false, vuol dire che ci sono degli elementi per poterle verificare, per controllare effettivamente. In più aggiungo un altro elemento importante: il reddito farà da deterrente al lavoro nero. Perché? Perché chi lavora nero, perché chi è costretto a portare a casa un reddito e non ce l'ha, non ha altre alternative, in cui invece tu aderisci a un programma che ti impegna tutto il giorno, che devi dimostrare che devi stai cercando lavoro almeno 2 ore. Quindi dice, non avrà tempo per fare lavoro nero. Devi dare 8 ore di pubblico tiro, ma no, in più divento deterrente perché io mi devo far sfruttare a nero, dove non mi vengono nemmeno considerati i contributi, dove se mi faccio male finisco l'obitorio senza avere nessun tipo di tutela. Non c'è soltanto il lavoro nero come sfruttamento, quindi, c'è anche il lavoro nero di chi lo sceglie per non pagare le tasse, c'è anche quel lavoro nero lì che diventa... La maggior parte del lavoro nero è lavoro di necessità. Poi se parliamo di alcuni professionisti, per esempio, che non fanno le fatture, quella è evasione fiscale, l'evasione fisco è un altro discorso. Se noi parliamo di lavoro nero, la maggior parte dei lavoratori nero sono dei lavoratori che vengono sfruttati, cioè, e subiscono alcuni un tema, per esempio, lo faranno. Sì. E se tu introduci, come facciamo noi, un reato di falso, un motivo in più per non lavorare a nero, quindi sarà l'effetto, sarà proprio opposto, di questo ne sono abbastanza convinto. Senta, un'ultima questione: tra le cose di cui mi sono accorto che mi sembrano nuove, a quantomeno non ci avevo riflettuto prima di vedere la bozza, nel comma 6 dell'articolo 9 si dice che ai fini del rispetto dei limiti di spesa per il reddito di cittadinanza, se a un certo punto si vede che le richieste sono troppe e le risorse non sono sufficienti, si abbassa il reddito di tutti. Quindi, in sostanza, diciamo, anche non soltanto di quelli che lo prendono come nuovi arrivati, ma anche di quelli che lo prendevano prima. Se finiscono le risorse o minacciano di finire, si abbassa il livello dell'erogazione. Sì, però io vorrei tranquillizzare che non sarà questo il caso per due motivi. Uno, questa è una clausola che è dovuta, perché all'interno del decreto, per rendere tutto sereno, supportato, bisogna inserire questo tipo di clausola per dargli una sorta di operatività. Però in realtà il decreto all'interno prevede reddito di cittadinanza e quota 100 con un principio di vasi comunicanti. Cosa significa? Significa che se non aderiranno tutti a quota 100, come sappiamo, molti preferiscono proseguire con il lavoro, vuol dire che ci sarà un risparmio di spesa. Nel contempo, per quelli che aderiranno, lasceranno delle posizioni aperte per cui i percettori di reddito potranno riempire quegli spazi, quindi diminuirà la platea dei percettori del reddito, perché andranno a sostituire quelli che andranno in pensione, e non tutti andranno in pensione. E in più aggiungo un'altra cosa: se le risorse non saranno sufficienti, ma sono sufficienti, perché comunque noi siamo stati molto cauti nelle nostre stime, quindi ci siamo dati i nostri margini, si potrà anche fare un decreto in cui si stanziano ulteriori risorse. Questo è un po' più difficile, perché poi le risorse bisogna sempre riuscire a trovarle, ma comunque speriamo che siano sufficienti. Sottosegretario, la ringrazio, grazie per essere stato con noi. Allora.